attesa da parte del Signore. Ecco, in questi sabati, dove ogni sabato è a sé, quindi chi riesce a sentirne uno va bene quell'uno, non sto facendo un tema continuativo, ma avevo detto all'inizio in giugno che avremmo un poco percorso come due sentieri tra di loro complementari, perché sono due temi di respiro che ci aiutano anche in un tempo magari un po' meno affogato degli altri ad avere uno spazio serio di riflessione e di preghiera. E il primo è quello degli incontri con il Signore, proprio dal Vangelo, quelle paginette che dicono l'incontrarsi di Gesù con situazioni, persone, provenienze le più diverse, ma sono spessissimo, sempre direi, pagine di grande bellezza, di grande intensità, di grande calore. E ogni tanto affianchiamo il momento in cui è un salmo ad aiutarci, quindi l'ascolto è della parola che però è anche preghiera, e sono salmi anche questi appunto di respiro, sono salmi che aiutano, slargano il cuore, ti fanno vedere oltre anche la fatica del momento e di intravedere invece la possibilità di un dono e di una grazia. E anche questo è davvero una possibilità sempre bella. Quest'oggi l'attenzione è appunto su di uno degli incontri, ed è meno frequentato in genere, certo, è una pagina credo davvero a tutti nota, qui ne abbiamo uno stralcio come al solito, ci sono anche un po' di sedie, abbiamo uno stralcio, però è sufficiente. L'ho scelto perché è un incontro con il Signore, anzi il Signore in questo caso cercato e che si lascia incontrare. L'ho anche pensato, lo dirò meglio proprio alla fine della meditazione, perché poteva davvero prepararci ad introdurre un clima per celebrare quello che sarà martedì, cioè il 6 agosto, è l'anniversario della morte di Paolo VI e noi siamo alla casa Paolo VI e quest'anno poi di San Paolo VI, e allora se la giornata come speriamo è bella faremo la messa in giardino, e allora mi sembrava bello questo testo anche per tratteggiare un aspetto della figura e della vita di Montini, quella di essere cercatore di Dio. Uno dei tratti credo che lo contraddistinguono e lo fanno diventare come un uomo che non si ferma mai, un uomo che è sempre in ascolto ed è sempre in ricerca. Allora ci aiutiamo. I brani sembra uno, ma in realtà sono tre branetti. I tre branetti dove si parla di Nicodemo, appunto è lui l'incontro con il Signore che vogliamo ricordare stamattina. E allora, piuttosto che leggerli tutte e tre di fila, leggo all'inizio le tre righe che sono di avvio. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose: «In verità, io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo, l'uomo che va di notte dal Signore, forse era proprio in ragione del suo compito, era uno appunto dei notabili, no? Del gruppo sacerdotale di Israele, e quindi forse aveva timore a farsi riconoscere come uno che va da questo profeta chiacchierato, profeta di Nazareth. Ma a quanto pare
a lui preme l'incontro più che non il commento degli altri, e quindi ci va di notte, notiamo le cose semplicissime che sempre mi sembra bello sottolineare, perché cominciano a parlare di noi e a farci sentire dentro questa parola davvero grande, bella e limpida che il Signore ci regala. Ed è appunto lui che è un maestro, va a fare il discepolo, va ad ascoltare un altro, riconoscendolo come maestro. Già questo è un atteggiamento di grande bellezza, di grande profondità, perché vuol dire che qui c'è una interiore tensione, c'è un desiderio profondo di incontrare il Signore. E allora anche questo davvero è anche il segno di qualcosa che è prezioso ed importante. Si lascia interrogare. Lui, che di fatto era un maestro che istruiva altri, si lascia fare delle domande dal Signore. E come appunto il testo dice, e poi anche il testo completo dice ancora più ampiamente, e questo mi sembra davvero un'annotazione importante, anche per dire una cosa che sento semplicissima, ma che ritengo davvero d'oro come importanza, cioè quello di lasciarsi fare le domande dal Signore. Normalmente siamo noi a chiedere, siamo noi a fare domande a Lui, siamo noi ad implorare una grazia, un dono, un regalo, qualcosa che ci sembra certamente caro. E invece in questo caso è appare evidente che Lui si lascia fare le domande, e se le lascia fare davvero con libertà. A volte la vita non è così semplice interpretarla in questo modo, non è così scontato che uno senta, qualunque sia la sua situazione, la sua vita, la sua provenienza, il suo percorso, senta l'esigenza di farsi fare delle domande dal Signore. Anche stamattina, no, noi siamo venuti per ascoltare, no? E anch'io sono venuto per ascoltare. Dopo mi tocca commentare a voce alta, ma io in realtà ascolto la parola che dopo condivido con voi. Se non l'avessi prima ascoltata, non la farei per nulla la meditazione. Prima deve essere entrata anche in me questa parola. E allora davvero avverto che questo interrogativo che ho fatto è proprio un interrogativo prezioso. Ma noi ci lasciamo interrogare dal Signore? Abbiamo la libertà di ascoltare che Lui ci faccia domande? E questa è una cosa personalissima, certo, però è proprio importante ed è bello dircela così, con grande semplicità e naturalezza. No, Signore, non è solo uno cui vado perché ho bisogno di, ma ci vado perché ho voglia di lasciarmi interrogare, di accogliere una parola che Lui regala a me. Questo dice un atteggiamento molto più saggio dal punto di vista spirituale. Non è quello di uno che in fondo sa già quello che deve fare. In qualche modo è l'atteggiamento più umile, più discreto di chi ogni giorno chiede e va a bussare per farsi aiutare nel proprio cammino. E questo è un primo linguaggio silenzioso che Nicodemo ci regala. Non può andarci di giorno perché lo vedrebbero,
ci va di notte, ma ci va, e ci va lui che è un maestro e si fa discepolo e si lascia davvero interrogare dal Signore. È un passaggio che, vedete, Giovanni non commenta, ma noi quando leggiamo la parola del Signore stiamo pensando seriamente alla nostra vita, ai nostri concreti vissuti di ogni giorno, e quindi non ci lasciamo sfuggire questo particolare, il particolare di un uomo che ci dice: io mi faccio interrogare dal Signore, lascio che Lui mi parli, non vado soltanto a domandare qualcosa di cui sento il bisogno, mi faccio davvero interpellare da Lui. Quindi in questo momento in Nicodemo non sembra avvengono passi clamorosi, se non questa scelta singolare e bella, significativa, di andare di notte da Gesù. Però vuol dire che in qualche modo qualcosa ha cominciato già a svegliarsi dentro di lui. Perché gli sta a cuore questo maestro di Nazareth? In fondo aveva tanti amici da cui poteva avere tutte le informazioni, e poi andava nel Tempio, sapeva dove il discorso, dove Gesù avrebbe parlato alla gente, era anche facile avvicinarlo. No, ci va lui. Questa è una tu per tu che dice ancora una cosa silenziosa, ma che credo davvero profondamente vera. Ed è che qualcosa già gli si muove dentro, il desiderio di cercare, il desiderio di capire. E qui sta già parlando di noi, no, il testo? Eh sì, altro che, sta parlando anche di noi, perché per ognuno, noi ci conosciamo abbastanza bene tutti, certo, anche oggi c'è sempre qualcuno nuovo, ma però che ci sia qualcosa che si muove dentro di noi lo intuiamo benissimo. E anche la scelta di, anche se è agosto, di prendersi un sabato mattina per ascoltare la parola di Dio nasce esattamente a questo livello, perché in qualche modo io un poco mi sento un cercatore, una cercatrice, mi sento uno che sta guardando, che sta fiutando, che sta andando verso. E questo mi sembra un'annotazione che in qualche modo davvero è profondamente, ci fa sentire come figura bella e vicina quella di questo maestro Nicodemo. Certo, non si sarebbe però aspettato quella parola importante, quello del rinascere dall'alto. Quante volte, credo, ognuno di noi un poco l'avrà affrontata questa domanda, il rinascere dall'alto, e tutte le volte quando arrivi al termine, dopo magari hai avuto pensieri belli, veri, magari ti vengono in mente anche altri passaggi e frasi di Gesù, ma dopo bene dici a te stesso: ma io non ho ancora capito bene che cosa significhi nascere dall'alto. Ma allora è un ritornare ancora nella vita come se non lo fossi già? È un rientrare nella vita come se ne fossi ancora un estraneo? Oppure, e qui i significati diventano infinitamente più ampi e più profondi e più veri, che mi dica davvero qualcosa che scuote la mia vita? Perché non nasci dall'alto? Questa frase, quando la prego e la sento come rivolta a me, la sento come una frase forte, indubbiamente forte, ma non me ne voglio sottrarre, anche se a tutt'oggi io non sono capace di dirvi l'ho capita fino in fondo. Però ho capito che è una frase bella. Questa è una parola di uno che ha uno sguardo di luce, di uno che ti dice:
guarda che puoi anche fare passi altri, puoi anche rinascere, puoi anche ripartire. E questo è un linguaggio di una bellezza ineguagliabile. Uno che ci incontra e senza farti nessuna omelia e predica o osservazione, però in qualche modo ti augura di nascere dall'alto. Hai subito una curiosità che forse ti fa dire e fa dire a Nicodemo: sono contento d'essere venuto, anche se era già notte. Sono contento, ne valeva la pena. Mi pare questi passaggi che vedete, quando dico queste cose vuol dire che un po' sto pregando, anche adesso, no? Perché questi sono brani che noi ascoltiamo pregando. Non vogliamo soltanto sentire una pagina che dica qualche cosa, certo, ma dopo che mi dica qualche cosa, che parli alla mia vita. E allora un poco ci fa invidia quest'uomo che ha la libertà di andarci anche di notte dal Signore. Non si fa problemi di orario, non si fa problemi di opportunità o meno, ci vuole andare, punto. Questa è la cosa che conta per lui. E allora incomincia a diventare una persona più vicina, ci accorgiamo di non essere anni luce lontani, per nulla. Anche a noi starebbe a cuore di andare dal Signore e di lasciarci interrogare da Lui. E questa, a me pare, una annotazione che da sé soltanto ti dà un senso profondo di pace, ti fa sentire bene, ti fa sentire davvero accolto e gradito. E questo mi sembra proprio un aspetto prezioso che comincio ad annotare. Poi il Vangelo non parla più di Nicodemo, se non in questo passaggio, vedete il secondo branetto della scheda che avete in mano, quando siamo già nel capitolo settimo, quindi è già vigilia di quel tormentone che prepara i momenti della Pasqua del Signore. E in fondo oramai quello che serpeggia nel campo di scribi e farisei è quello di riuscire finalmente a fermarlo, di riuscire, tra poco diventerà chiaro, di riuscire a catturarlo. E allora leggo questo piccolo brano che è stralciato da lì. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare anche voi? Perché chiedevano dov'era. Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Nessuno. Capi e farisei non fanno questi sbagli. Ma questa gente, notate il disprezzo con cui parla di questa gente che non conosce la legge, è maledetta. Allora Nicodemo, eccolo qua, c'era, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, cioè gli scribi e farisei, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero, notate, sprezzante: sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Studio, era dottore della legge. Il disprezzo è totale. Studia, sei tu anche della Galilea? Ora, non possiamo dire altro perché le righe sono queste, però come minimo tu dici: ma da quella notte allora non si era spento il motore dentro quest'uomo? In qualche modo si stava davvero lavorando, facendo lavorare,
facendosi plasmare da qualcosa che gli era entrato, forse da quel occorre nascere dall'alto. E allora tutto questo diventa veramente qualcosa di significativo. Questo è proprio un uomo che sta cercando, non ha gettato la spugna, non ha rinunciato, va a cercare ancora, vuole davvero rendersi conto. E allora, adesso che sente delle frasi pesanti nei confronti di questo maestro di Galilea, allora adesso ricorre, perché è uomo della legge, ricorre ad una sapienza che gli appartiene. Ma da noi c'è forse qualcuno che può essere condannato senza attraverso un giudizio, senza neppure averlo ascoltato? Frase limpida di un uomo onesto. Questa mattina però per noi non ci basta dire un uomo onesto, è un uomo che è rimasto in ricerca, non ha chiuso, e quindi qualcosa gli rode dentro. E quando dico queste cose, come faccio sempre quando preparo questi momenti, scelgo sempre di farmi aiutare da persone concrete, ma anche perché tra l'altro ci sono anche tra noi, e non è proprio un male, anzi, persone che hanno comunque scelto di farsi interrogare continuamente dalla parola del Signore. Qualcosa rode dentro di noi, ci invita a non prendere le distanze, a non dimenticare, a non girare pagina, ci invita piuttosto a continuare seriamente un cammino. Voglio davvero capire più da vicino chi è questo profeta di Nazareth. Questa è un'attitudine bellissima, come la vorrei augurare a tutti. È quello della gente inquieta, ma non inquieta perché è incapace di stare nella pace, ma inquieta perché ha dentro qualcosa che vuole capire meglio, cui vuole rispondere. Ha dentro davvero qualcosa che non consente di rimanere fermi, di dire stop, sono arrivato. Com'è bello augurare, e lo faccio proprio a tutti, no? Ma perché ci vogliamo bene. Voglio augurare di non diventare mai persone arrivate, che quindi si siedono e non cercano più. Vorrei proprio augurare di essere persone vive, che hanno il desiderio di una verità più profonda, che hanno la voglia di un incontro che è stato solo accennato, soltanto abbozzato, ma adesso mi manca, lo vorrei davvero proseguire. Anche questo è un atteggiamento che tante volte scopro in uomini, donne, in giovani, in adulti, e tante volte li incoraggio quando lo scopro. Tra l'altro lo sento anche dentro di me. Se mi sentissi come uno che assaggia tutto di Gesù, non riuscirei a fare meditazioni per gli altri. Ma siccome mi sento e sono uno che sta cercando ancora di più di capire chi è il Signore, allora mi sento di parlare. E mi sento di dire che questa è una fatica che merita di essere fatta, che questo è un passo che merita di essere davvero e autenticamente tenuto. Anche questa è una cosa bella. Tante volte avevo sentito nei momenti che antecedono la Pasqua questo Vangelo e mai mi ero soffermato su questo aspetto, perché è vero che non dice niente, fa solo una domanda da competente a scribi e farisei, lui che conosce bene la legge, però mi basta anche sapere, questo non si è dimenticato l'incontro di quella notte, non se l'è dimenticato, gli sta a cuore il Signore.
Questo mi sembra una cosa importante. È come davvero sarei curioso di sapere perché non si è dimenticato. Perché capiva che c'era qualcosa da purificare dentro di lui. Perché capiva che quell'uomo era troppo bello, era troppo grande, diceva parole troppo diverse, troppo importanti. Non lo so. Certamente però questa capacità di giocarsi, perché qui si gioca, di fronte ai colleghi lui fa una domanda di per sé prendendoli in castagna. Sono loro che rispondono sprezzando, ma quando dice, ma secondo la nostra legge uno può essere condannato senza essere giudicato, questo era prendere in castagna. Ma non volevano lasciarsi prendere in castagna. E allora attaccano lui. Ma sei della Galilea anche tu? Studia! Non ti accorgi che non sai niente? È un testo brevissimo, eh? Ma quando ci entriamo in questa maniera, diventa un testo che ha una ricchezza, che ha una sapienza, che ha una bellezza davvero grande. E allora anche tu cominci a chiederti, mi piacerebbe avere questa inquietudine di Nicodemo, essere uno che non si accontenta di vedere da lontano e non si accontenta neanche di un incontro fugace di notte, vuole ancora misurarsi più da vicino su quest'uomo da cui aveva ricevuto inaspettatamente anche delle domande. E c'è un ultimo momento dove il Vangelo di Giovanni parla di Nicodemo, un ultimo, e questo è un momento drammatico, è un momento dove oramai l'arresto, la condanna, anzi l'uccisione di Gesù di Nazaret sono avvenuti. Oramai Gesù è cadavere. Allora leggo questi versetti. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Ancora, vedete, di nascosto. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù, perché Pilato lo concesse. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Non c'è neanche una parola, né di Nicodemo, né tantomeno di Gesù morto. Ma anche laddove non ci sono le parole, parlano i segni. Aveva portato un aroma profumato per ungere il corpo del Signore. 30 chili, dice addirittura, di una mistura di mirra e di aloe. Quindi lui non può parlarmi e io non posso parlare a lui, però digli che li voglio bene posso. E allora ha portato l'unguento per avvolgere il corpo del Signore. A me pare questa una scena bellissima, commovente. Questo è un uomo che non era solo curioso, non aveva solo tenuto acceso il motore, questo aveva voglia davvero di un incontro. E allora, ce l'avete portato via? Allora però mi prendo almeno la libertà di andarci, chiede il permesso senza dirlo agli altri, al procuratore Pilato, per ungerlo
e profumare il corpo del Signore. Vuol dire forse un uomo che dice: porca, sono in ritardo, adesso non gli posso più parlare, non gli posso più parlare, non c'è, non c'è. Però io non mi voglio allontanare da uno così. Allora sceglie come una sorta di restituzione. Oramai non posso più né sentirti né vederti né trovarti, però posso almeno cominciare una cosa che sento necessaria ed esigente nel cuore. Per quello che tu sei e per quello che mi hai detto, io ho bisogno di restituirti qualcosa per dire che ti voglio bene e ti dico grazie. È tutto silenzioso, ma credo che non sto inventando nessuna parola. È tutto silenzioso, ma uno che va in questo modo, non facendosi vedere dai colleghi, per profumare con l'unguento il corpo di Gesù, vuol dire che oramai ha creato un legame con questo maestro di Nazareth che ora non è più lì con lui. Questa è la vita dei cercatori di Dio. I cercatori di Dio non si accontentano dei primi passi, non si accontentano neanche degli incontri di notte, dei momenti fugaci, non si accontentano, hanno dentro un'esigenza profonda, struggente, di ricerca continua, di capire cosa possono fare. E anche là dove cessassero le parole, Gesù non c'è più vivo, allora posso però almeno parlargli con i miei gesti che dicono affetto e gratitudine. Questi sono i cercatori di Dio. E nel dire questa cosa, nel sottolinearla, l'avete intuito, è perché mi piace guardare così a ciascuno di voi, cercatore o cercatrice di Dio, così, persone che vogliono conoscere più da vicino, vogliono capire più da vicino. E se proprio vedono che non riescono più a far nulla, vogliono almeno esprimere l'affetto e la gratitudine. Questa non ce la ruba nessuno. Ci possono rubare il Signore, ma non ci possono rubare la libertà di amarlo. Questi sono i cercatori di Dio. E quando arrivi a questo punto un po', non so, ma io un po' sono commosso. Sono commosso. Perché ti fa dire che qui c'è sempre un oltre che tu puoi superare, anche quando tutto ti direbbe che implacabilmente è finito. Hai un cadavere davanti e invece no, non è finita la possibilità di amare e di esprimere un affetto sincero, non è finita. E questo com'è importante, no? Pensiamo a una preghiera così, magari non l'abbiamo mai fatto nei giorni della Pasqua, no? Ma quando siamo a tu per tu dopo il Venerdì Santo, a fronte della morte di Gesù, e poi vedremo il sepolcro dove verrà posto, e in quel momento, anche in quel momento, poter dire: ce l'hanno rubato, me l'hanno rubato, l'hanno messo a morte, ma l'affetto per lui non me lo rubano e non me lo faccio rubare da nessuno, proprio da nessuno. Questo mi sembra un passaggio di preghiera importante, vedete, di preghiera però, qui siamo nella preghiera. Non è più un ragionamento e basta, non è più una riflessione.
è iniziato già un dialogo, è un dialogo anche tra noi per aiutare la preghiera di tutti. Ecco, la meditazione di oggi, anche questa volta devo dire non l'avevo mai fatta. Su Nicodemo, sì, al massimo quel nascere dall'alto, ecco, questo è un testo che ogni tanto ritorna anche nel tempo di Quaresima, ma adesso Nicodemo visto anche nella fase 2 e nella fase 3 non l'avevo mai fatto così. E non mi dispiace di averlo fatto, mi pare che venga fuori una figura bella, non sappiamo quasi nulla di lui, ma questo desiderio profondo di ricerca mi fa dire e ci fa dire che questa è una persona proprio bella. Ora mi regalate gli ultimi minuti, pochissimi, perché l'ho detto all'inizio, avevo scelto questo incontro di Gesù anche perché ci poteva aiutare a entrare nel clima di quello che martedì prossimo, giorno della trasfigurazione, potremmo sentire come prezioso e utile. Stiamo continuamente scoprendola o riscoprendola o scoprire cose nuove della figura di Paolo VI. Poi ricordate quando abbiamo preparato un poco la canonizzazione, poi era venuta quella donna, quella mamma così brava, così esperta, così davvero competente, che ci aveva fatto fare un sabato davvero molto bello di ricerca, facendoti vedere foto e cammino commentato di Paolo VI. Ma appunto, dopo, questo non è mai una cosa finita, anche per me non è mai una cosa finita. Se qualcuno non avesse ancora preso l'immaginetta con scritto dietro la preghiera che lui ha inventato mentre era nostro vescovo a Milano, Cristo tu ci sei necessario, prendetela oggi, prendetela. Dopo io vado a procurarmi, perché forse non ce n'è più in chiesa e non ce n'è più qui alla vetrinetta, ma la preghiera c'è e le immaginette ci sono e le portiamo, perché ormai un pochino questa casa ci è familiare, no? Ed è la casa Paolo VI, ma com'è bello che non sia semplicemente dedicata, ma che si ispiri a Paolo VI, questo è più bello, infinitamente più bello. Allora due cose dico, scusate ma mi siedo perché cose belle. Io ho visto di fatto, per ragioni diverse, alcune volte perché dovevo fare degli studi nei momenti in cui insegnavo e quindi avevo percorso anche le tappe della vita e della testimonianza e dell'esperienza viva di Montini, e allora mi avevano profondamente colpito, ad esempio, quando era nel gruppo dei giovani di Brescia, gruppo di giovani, 20-25 anni circa, un gruppetto vivace, si dava davvero da fare, coltivava una passione sincera per tanti problemi, avevano inventato anche una piccola rivista, mica pubblicata con carta patinata, è la rivista fatta in ciclostile, così, si intitolava significativamente La Fionda, e La Fionda ti dice bene che cos'è, quando tu fai arrivare un sasso altrove, usi la fionda, no? Bene, io mi sono letto per lo studio quando scriveva lui un articolo, e aveva 22-23 anni e non parlava né di Gesù né dei Vangeli in maniera così esplicita, ma era uno che trasparentemente stava cercando. Ma cosa dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Eravamo negli anni dell'esplosione del regime fascista, tant'è che dopo 2 o 3 anni di pubblicazione, no? Il regime ha tolto la fionda, ha tolto la possibilità di stamparla. Si capisce che nel regime qualcuno intelligente c'era. E allora hanno detto no, questi qui sono pericolosi. Perché che fastidio poteva dare
un giornalino per giovani che parlava di altre cose e non parlava di politica. Perché dava fastidio? Perché i cercatori sono sempre persone che interrogano. E questo era una persona che anche da giovane interrogava. Quando è andato a Roma e lì era diventato prete e gli avevano chiesto di seguire, di diventare l'assistente spirituale di tutti i giovani universitari che erano a Roma per lo studio, quindi giovani d'Italia, no? Tra l'altro adesso abbiamo anche la possibilità di verificare i nomi, evidentemente tantissimi di questi nomi, boh, non ci dicono niente, ma 10-15 come minimo ci dicono, ma questo qui nella storia dell'Italia ha avuto un'importanza, era uno che aveva un compito di prestigio, era un politico di rilievo, era un insegnante di rilievo, era uno scrittore, era un testimone, no? Certo, e lui ha fatto questo e sono andato a ripercorrere, a rileggere questi momenti, ci sono proprio, c'è un libraccio così intitolato Gli scritti fucini della Fuci, Federazione Universitari Cattolici Italiani. Vai a leggerli, no, vai a leggerli, non voglio dire adesso di andare a prendere sto librone per leggerlo, ma se tu leggi, tu dici, ma questo c'ha dentro una passione di verità, ha dentro una voglia, lui non parla dei temi di cui loro studiano in università, i giovani, non parla di questo, è assistente spirituale, però parla di Dio, parla di Gesù, parla dell'interiorità, parla della nostra vita, ma dove stiamo andando, ma chi stiamo cercando? E questo, lui che era un cercatore di Dio, vuole, ce la mette tutta per far diventare quei giovani cercatori di verità. Che bello, quando uno che è educatore di altri non vede e non fa quello che fa unicamente perché vuole istruire gli altri, ma perché vuole appassionarli, vuole metterli dentro una brace che arde, vuole che davvero il cuore si lasci interrogare profondamente. Ha fatto gli anni più tenebrosi, tanti, in segreteria di Stato durante la guerra mondiale. Ora, adesso lo dicono le documentazioni, sono state decine di migliaia le persone che a uno, a gruppetti, singoli e magari anche persone importanti delle varie nazioni e delle varie provenienze andavano da questo sostituto della segreteria di Stato per chiedere un aiuto per chi stava soffrendo di più, che aveva paura di essere preso e portato nei lager, aveva paura di essere arrestato, aveva paura di essere ucciso e privato dei diritti. Questa è la parte meno nota, ma adesso che sono usciti tutti i documenti di archivio e di studio, ma questo è stato un uomo che pur essendo in ufficio ha visto migliaia di persone e le ha viste non per contar su la storia del tempo se è bello o se piove, ma per contar su le storie vere e sofferte della vita. E allora metteva nel cuore la speranza, ci sono delle lettere bellissime di chi gli scrive un biglietto per ringraziarlo, lei mi ha dato speranza, mi ha anche fatto capire che può fare poco, ma è tanto quello che mi ha dato, mi ha detto e mi ha aiutato a comprendere che non c'è ragione per buttare alle ortiche la speranza. Ecco, questa è la forza dei cercatori di Dio. Quando divenne nostro vescovo, è stato dall'Epifania del 55 al giugno del 63 quando è diventato Papa, quindi 8 anni, no? E se tu leggi
se tu ascolti, ci sono anche un po' di registrazioni, certo non tante, ma oramai di tutto quello che aveva detto, scritto, predicato, abbiamo tutto. Se è venuto ed è venuto perché è andato in tutte le parrocchie della diocesi per la visita pastorale, voi potete trovare in questi volumi che predica ha fatto nella vostra parrocchia. Ci sono tutti i volumi, no? Quindi, e tu vai a leggere queste cose e dici, ma questo non era un sapiente che andava a distribuire le tante cose che conosceva. Questo era uno che si premurava di far nascere una passione profonda nel cuore dell'altro. E questa passione profonda aveva un nome, aveva il nome di Dio, aveva il nome di Gesù, aveva il nome dell'esperienza spirituale. Cercatore di Dio. Quando tanti momenti che ha vissuto qui in diocesi, se noi andiamo a vedere, no? A vedere e a leggere, tu dici, questo andava per questo, non andava semplicemente per fare una visita, andava per comunicare un invito e una parola profonda e autentica di speranza. Peccato che non è riuscito a venire qui, perché c'era solo il prato, la casa non c'era, ma 3 o 4 mesi prima che diventasse papa gli era arrivata la notificazione che una famiglia aveva regalato questo campetto per l'arcivescovo di Milano, che evidentemente non doveva fare un torneo di calcio lui, no, campetto, e avrebbe fatto in tempo a dire ti piacerebbe un luogo di spiritualità per il territorio. Dico avrebbe fatto in tempo perché è qualcuno che lo dice, ma lui non ha fatto in tempo a scrivere niente, però gli era talmente dentro che quando il vecchio parroco di Barzio era diventato parroco e ha portato in pellegrinaggio a Roma i suoi parrocchiani, in piazza avevano i cartelli con scritto Barzio, e lui, ricordate forse dalle foto, il Papa allora girava in sedia gestatoria, lo portavano a spalle su questa sedia gestatoria. Me l'ha raccontata lui, Don Alfredo, questa cosa, nel mio primo giorno in cui ero qui, eravamo noi due soli su questo prato, e mi ha detto, ha visto Barzio e ci salutava. E poi, povero uomo, quando mi ha detto questa cosa si è commosso, perché ha capito che io ero il parroco, e mi ha detto, ma tu non eri a Barzio, quindi l'aveva riconosciuto. Lui era di là della Grigna, di là del lago, sui monti verso Lugano, in Val Cavarnia, era parroco là, ma tu non eri a Barzio. E lui si è commosso, mi ha riconosciuto in piazza San Pietro con tutta la gente che c'era, e mi ha detto, ma tu non eri a Barzio. Dopo vanno avanti e si rigira e dice, e il cantello è questo posto, si chiama Cantello, forse qualcuno ha visto che venendo su c'è anche una via privata a Cantello qua sotto di noi, perché lo chiamano così. Qualcuno mi saluta come Don Franco del Cantello, va bene, ma ognuno ha la sua parrocchia, va bene questo, ma com'è importante questa cosa però, vuol dire che se fosse stato qui ci avrebbe incoraggiato ad essere cercatori e cercatrici di Dio, ci avrebbe incoraggiato, e non lo inventiamo noi questo. Lo intuiamo come profondamente vero. Da Papa come faccio a dire qualcosa? Troppo. Ma è andato avanti a fare il cercatore. I danni del Concilio, la guida del Concilio. E poi, forse diversi di voi l'avete letto, quelle 4 paginette intitolate Il pensiero alla morte. Mamma mia!
Che parole, che bellezza, che tensione spirituale, cercatore di Dio. Parlava della sua imminente conclusione della vita e diceva: l'amore profondo che provavo per il Signore, per la Chiesa, per la storia, per gli uomini e le donne di oggi, cercatore di Dio. Ecco, dalla meditazione di stamattina, comincio ad introdurci nel clima di questo 6 agosto, che è una cosa bella. Noi diciamo sottovoce, perché non c'è nulla di eccezionale se non la messa qui in giardino e poi la possibilità di salutarci, di scambiare delle parole, ma appunto non c'è nulla di particolare, ma per noi è diventata la festa patronale. Ognuno ha i suoi patroni, e noi ci abbiamo come patrono Montini, che non è neanche male, vero? È una cosa buona. E allora anche di questo diciamo grazie per la meditazione di stamattina. Buona preghiera a tutti. Io mi metto lì in giardino.